Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori! Nello scorso episodio ho praticamente terminato la visita a casa di Basil. Tornando a casa era notte e Sunny aveva paura dei ragni. E una volta sconfitta la paura dei ragni sono arrivato a Foresta Pirolucciole ed eccomi qui quindi. Vediamo un po' di darci da fare. Ho trovato una scatola di fiammiferi che mi ha aiutato ad accendere quelle candele per spaventare i ragni e potermi poi aprire un varco e recuperare quelli che sembrano dei binari. Però qui abbiamo Cerina. Non riesco a trovare solo Sarchiotto? Oh no! L'ultima volta che l'ho visto eravamo andati a visitare l'enorme castello rosa. Oddio, non è che Sweetheart ha preso l'orsacchiotto. Ok, veloci, veloci, che sennò ci portano via i ragni. Bene. No, veloce, no, veloce, veloce, ok, presa. Rotaia di legno. Ah, c'era una strada più veloce. Vabbè, comunque sia, l'ho fatta. Ok, sì, è un evento a tempo. Quando accendi il cielo i ragni vanno a spegnerlo, però devi essere veloce perché se ti vedono nel loro territorio, poi, sono cavolacci amari. Dunque, mettiamo il pezzo di ferrovia. Inoltre, i nemici che ci sono qui sono abbastanza forti e vorrei evitare di scontrarmici. Ah, vabbè, diamoci una mossa. Uno dei problemi però è che Hiro ha paura dei ragni, quindi se troviamo un nemico che è una specie di ragno, o comunque ha più di 6 zampe, Hiro purtroppo non ce la fa. E quindi potrebbe non attaccare, o comunque ha lo stato di paura, non è più uno stato neutrale. Dunque, no, coniglietto lasciami in pace. Ah, eccolo, Hiro ha paura dei ragni. Anche se questo qui ha 6 zampe, non 8, comunque. Allora, devo andare di qua, mi pare che c'era un altro punto con i ragni, eccolo. Che c'è un altro pezzo di rotaia qui, se non erro. Sì, ok, pronti, vai. Questo era facile. Guarda, me ne torno da solo, me ne torno. Ma perché mi devi venire a prendere comunque lui? Cioè, fammi fare, lasciami stare, no? Allora, ho trovato anche un libro di barzellette che dovrei dare da leggere a un tizio lì che cerca un libro divertente. E penso che io possa andare ora. Ah sì, qui c'era l'orsacchiotto. Oh mio Dio, ma è un nemico? Aspetta. Vediamo un po' quanti danni gli faccio. No, dai, ma 118 danni. Ma quanto devo allenarmi allora? Che livello devo arrivare? Ah, vediamo, mo gli vedo quanto gli ho fatto, poi se è il caso scappo perché... No, fermati. Ma siamo matti? Ma è fortissimo. A che livello devo arrivare? Al 20? Aspetta. Ma sono ciecato io? Eh sì, sono ciecato io. Mi confonde sta nebbia, un fastidio unico. Questa ragnatela è troppo resistente per essere tagliata. Ah. E me lo dici così? Allora anche questa? No, questa no. Un gatto. No, non è un gatto. Peggio. Ah, è quello che ogni volta mi riporta al punto di partenza? Eh sì, però no. Vai via. Non ti voglio nella mia vita. Non ti voglio proprio. Scappo. Me ne vado velocemente. Ecco, guarda. Neanche ti parlo, vedi? Sono una brava persona io. Tranquilla. Qui non c'è nulla. Questo. E questo. Coda finta. Ma devo andare avanti, devo andare. Ah. Ma c'era Crippino? Un ceppo. Sì, lo vedo anch'io che era un ceppo. No, cos'è? Ah, Basil! Cavoli, fagiolo magico. Questa lampada è stata accesa recentemente. Ah? Cosa? Aspetta, si può passare? No! Ah, bisogna premerci proprio l'azione! Io premo sempre l'azione, quindi... Di cosa? Papà gambe lunghe, ma no! Benvenuto nella foresta perduta, dove ritrovi le cose che non sapevi di aver rimosso, o che forse sono state rimosse per una ragione. Salvo, sì, faccio un bel salvello perché ho paura. Ah, qui si entra? Oh, siamo tornati al punto di partenza.
Quindi devo andare a caso fino a che non trovo il punto esatto nel quale entrare, giusto? Beh, abbiamo poche scelte da dover compiere, o forse no? Non proprio poche. Salve, di nuovo lei. Credo che tutti abbiano dei segreti, non importa dove o quanto in profondità li sotterriamo, troveranno sempre una via di fuga. Ragazzi, vi dico la verità, a me sta costa nebbia mi dà un fastidio tremendo. Ok. Stai cercando di perderti? O lo hai già fatto? Ad ogni modo, questo è il posto giusto per te. Forse è per questo che sei venuto qui, per completare l'opera. Di solito tendiamo a fare ciò che vogliamo, invece di fare le cose che diciamo di dover fare. Non sono mai stato uno che desidera tanto. Sono più un tipo da bisogni. Ti suggerisco di cercare l'uscita in fretta prima che i tuoi bisogni diventino più evidenti. Ah ah! Ah! Che risate in compagnia. Tu sei quello che racconta le barzellette? No, perché mi servirebbe uno che racconta le barzellette. Sei ancora qui? Ti sarai arreso o devi aver accettato completamente il tuo destino? Una confessione, forse? Ma non sono io a poterlo dire. Sai, prima c'era un ragazzo che girovagava qui, molto simile a te. Si è addentrato nell'oscurità e non è più tornato. Deve essere stato molto triste capire di non essere riuscito a trovare ciò che si cercava. Che sia rimpianto, sconfitto o confusione, nessuno lo saprà mai. Questo viaggio è troppo arduo per i deboli di cuore. Vorreste andarvene, bambini? Non ve ne farà una colpa. No, io devo continuare a cercare la verità. Ho visto ciò che era perduto e ciò che non era possibile vedere, ma la combinazione tra le due cose è inquietante. Forse ti stai nascondendo dalla verità? La morale è persa nella malvagità. Come può qualcuno definire la malizia senza l'intenti? Perché continui questo percorso in discesa quando è quasi certo che non sia quello giusto? Ah, è un indizio per caso? Poi di qua. Ok, trovata. Non so cosa ho trovato, ma l'ho trovato. È raccolta una perla. Qui Omori non ha paura di affogare, però. Strano. Ok, qua si potrebbe uscire, forse, ma devo trovare un ultimo pezzo di rotaia. A volte, quando nascondiamo qualcosa a noi stessi, da noi stessi creiamo diverse verità e ci dimentichiamo la retta via. Hai trovato la tua o sei ancora perso? Boh. No. Qui sopra? Sì. Quindi c'è una strada effettivamente. Dimentica tutte le tue volontà o tenta di farlo. L'oscurità si manifesta che tu ne sia consapevole o meno. Nascondi il tutto dietro l'ignoranza e guarda le tue bugie crollare. Qui sopra? No! Che seccatura! L'unica strada che non ho provato è questa di sotto. Ah, ma certo. Ma certo, ora ho capito come funziona la strada. Semplicissimo in realtà. L'oscurità ti circonda, è terribile, ma la tua verità ti ha guidato. Quanto a lungo potrei mantenerla? Ora si va di qua. Dove c'è il nemico bisogna andare. Che poi sono facili da sconfiggere questi spettronigli. L'oscurità ti circonda, è terribile, ma la tua verità ti ha guidato. Quanto a lungo potrei mantenerla? Ancora? Ah, qui non c'è nulla però. Quindi posso solo andare sopra. Oh sì. È raggiunto la fine della foresta perduta, ma l'inizio della verità. Ti racconterò una storia persa nel tempo, una storia riguardo la creazione di questa realtà. In principio esistevano solo loro due, il sognatore e la sua stanza. Il sognatore si stancò della sua stanza e creò una porta che conduceva a tanti e diversi mondi. Percorrendo come visitatore questi mondi, il sognatore andava e veniva a suo piacimento. Scivoli e precipizi, ruzzoli e discese. La curiosità e la goffa esplorazione del sognatore lo condussero infine in un certo mondo. Non era come gli altri. Quel mondo era dipinto con il caos e immerso nell'oscurità. Il sognatore lentamente divenne pieno di paure, anche se deboli, parole maliziose strisciarono silenziosamente nella sua mente, sussurrando bugie, segreti e verità. Incapace di zittire il rumore, il sognatore creò entità benevolenti nei suoi diversi mondi. Successivamente mise i suoi mondi al di sopra del reame oscuro, sigillandolo nel profondo. Ma anche dopo i suoi valorosi sforzi, la presenza dell'oscurità non cessò mai. Anche dopo le precauzioni, l'oscurità continuò a raschiare e a graffiare dentro alla mente del sognatore. Il rumore potrà anche essersi placato, ma non andrà mai via.
Il sognatore avrebbe potuto scappare e seppellire le sue paure, ma avrebbe dovuto comunque affrontare il suo stesso riflesso. Quello che il sognatore aveva creato era qualcosa di cui non poteva far parte, qualcosa al di fuori di lui. Il potere stesso del sognatore era il suo più grande avversario. La conoscenza, o l'assenza di essa, sarebbe diventata il più grande dono del sognatore. Comprese che per poter scappare davvero dai pericoli del suo stesso potere, doveva ascendere ad un beato stato di ignoranza. Solo allora il rumore avrebbe cessato di intaccare la sanità del sognatore. Quindi, il sognatore prese un altro nome e scelse di dimenticare se stesso. Da allora il sognatore ha vissuto tra di noi, come un semplice abitante di questo mondo, viaggiando in mezzo alla beatitudine, ignaro della sua stessa creazione. Bambini, devo avvertirvi, come tutte le cose nate fuori e dentro questo mondo, una fine minaccerà anche questo, anche se il sognatore potrebbe aver rimandato l'inesorabile. L'oscurità non smette di crescere. Nessuna benda può curare una ferita eterna, e verrà il giorno in cui la sua influenza si diffonderà ovunque. Anche se il sognatore potrebbe dimenticarsi di questo pericolo, quest'ultimo non cessa di esistere. Perciò, la fine di questo mondo potrebbe essere inevitabile. Il sognatore è l'unico che può davvero liberarlo. Cosa? Allora, le cose sono due. O il sognatore. Ah! Ecco. O il sognatore è Sunny barra Omori, o era quel tizio e si è suicidato diventando una lettera, non lo so. Quindi questa era la foresta perduta. Ma. C'era! Cacchio, allora c'era una persona impiccata. Madonna, che brividi. Mamma mia, che brividi. Attenzione. Ok, qua torniamo all'entrata della foresta, probabilmente. Ok, posizioniamo anche l'ultimo segmento di rotaia e abbiamo fatto. Dunque, direi allora che per questo video mi fermo qui. Ho fatto davvero tanto, ho recuperato gli ultimi pezzi mancanti delle rotaie, ho scoperto la foresta segreta e posso finalmente concludere l'episodio rilassandomi con un bel pezzo di tofu. Bene, allora direi che per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate tutti i link utili e se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino che tanto è gratis e noi ci vediamo ovviamente domani con l'inizio di Yo-Kai Watch 4. Bye bye!